Il viaggio, senza biglietto. Le letture di Caffè Italia. Ah, il viaggio senza biglietto. Le letture di Caffè Italia, ultimi tre episodi dedicati a Giovanni Verga. A partire da questo episodio entriamo nell'atmosfera delle novelle rusticane, raccolta uscita nel 1882, che ne comprende 12. Quali sono queste 12? Sono Il Reverendo, Cos'è il Re, Don Licciu Papa, Il Mistero, Gli Orfani, Storia dell'Asino di San Giuseppe, Pane Nero, I Galantuomini, Libertà, Di là dal mare e La Roba. Ed è proprio La Roba che chi vi parla, Dario Albertini, va a proporvi, suddivisa in tre parti, come ormai consuetudine da quando abbiamo iniziato a leggere gli scritti di Giovanni Verga. La roba è l'unico valore dei personaggi di tutte le novelle rusticane. La roba, cos'è? I beni materiali, con tutti i comportamenti finanche deviati che l'essere umano pone in essere per accaparrarsene la maggior quantità possibile. La gran parte delle novelle è ambientata nel 1860, l'anno dell'impresa dei Mille di Garibaldi e dell'Unità d'Italia. Vicende che soprattutto in Sicilia, dove sono ambientate le novelle, vengono vissute come un vero e proprio tradimento degli ideali di libertà e riscatto sociale propri del Risorgimento. La roba, il protagonista è Mazzarò, uomo ricco. Potevamo aspettarci qualcosa di diverso? No. Ha lavorato duramente tutta la vita, quindi è una ricchezza guadagnata, ma Mazzarò è un uomo tirchio che, oltre ad aver accumulato ricchezze lavorando, si è anche appropriato, ecco una delle deviazioni che dicevo prima, dei terreni del suo signore, i terreni sui quali lavorava. Avido, come tutti gli avari, ha accumulato così tanto che, per paura di perdere qualcosa delle sue ricchezze, nel tempo si è allontanato da tutti, ma sul far della vecchiaia si rende conto che, nonostante questa ricchezza accumulata in sì tanto tempo, la sua vita è del tutto vuota e la sua anima si è ormai inaridita. E allora, dalle novelle rusticane, vi propongo a Il viaggio senza biglietto la prima parte della lettura de La roba di Giovanni Verga. Il viandante che andava lungo il biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della piana di Catania, e gli aranci sempreverdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria, qui di chi è? Sentiva rispondersi, di Mazzarò. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava, e qui di Mazzarò. E cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere
e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse, di Mazzarò. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano ad agio dal Maggese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura. E si vedevano nei pascoli lontani della canziria sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò. E si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no e il canto solitario perduto nella valle. Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava e le cicale che ronzavano e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra e che gli si camminasse sulla pancia. Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un balocco a vederlo, e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane. E sì che era ricco come un maiale, ma aveva la testa che era un brillante quell'uomo. Infatti, con la testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare e a mietere. Col sole, con l'acqua, col vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto, che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori. E diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore. Ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera. Era la sua sola grandezza. E da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista. Ed egli aveva la vista lunga, dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca, la quale mangiava meno di tutte e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio ingozzato in fretta e in furia all'impiedi in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata al tempo del seminare, o con la testa dentro un corbello, nelle calde giornate della messe. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco. E sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, con le foglie larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del giuoco, né quello delle donne. Di donne non ne aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare
al Camposanto. È una cifra del Verga il periodo lungo, la punteggiatura che va non cercata, ma talora indovinata. Però rispetto alle novelle precedenti avrete colto che la roba si fa leggere con maggiore facilità. La roba, una delle 12 novelle rusticane di Giovanni Verga. Abbiamo ancora la seconda e la terza parte da leggere insieme. Da Dario Albertini, grazie per l'ascolto. Lo faremo nei prossimi episodi e vi ricordo che tutti gli altri li trovate come sempre sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia. Il viaggio senza biglietto. Le letture di Caffè Italia.